olivicoltori delle province di Rimini, Forlì e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo 38esimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna del 23 settembre 2022. Un saluto dall'AIPO OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. Fenologia. Siamo in continuo aumento dell'invaiatura delle olive. Nella scorsa settimana, tra venerdì 16 e sabato 17, sono giunti circa 60 mm di pioggia, che hanno portato a reidratare i terreni e le piante, anche se mancano ancora importanti quantitativi per raggiungere le medie annuali attese. Per quanto riguarda gli indici di maturazione secondo l'indice GEN, vediamo che a Cesena siamo intorno all'1,74, a Forlì 1,78, Longiano 1,62, Bertinoro 1,69, Montiano 1,53, Roncofreddo 1,63, Savignano sul Rubicone a 1,71, che porta a un indice medio di 1,67. Vi ricordiamo che l'indice di maturazione deve essere compreso tra il 3,5 e il 5. Le varietà precoci come Leccini e Pendolini sì, hanno degli stadi di maturazione un pochino più avanzati. Per quanto riguarda invece il grasso, vediamo come a Cesena abbiamo una percentuale di grasso totale di 12,2 con un'umidità intorno al 57%, a Forlì 12,7 di grasso con un'umidità del 55%, a Longiano siamo intorno al 12% con una percentuale di umidità del 56%, quindi siamo ancora ben dietro rispetto a quella che è la maturazione ottimale dei frutti. Vi abbiamo posto poi a conoscenza sul periodico anche il vantaggio che potrebbe avere lo strumento del penetrometro e del dinamometro. Vi ricordiamo che il penetrometro fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa, quindi lavora in pressione, mentre il dinamometro della forza di stacco dell'oliva dal ramo, lavorando in trazione. Se andiamo a vedere alcuni indici che riguardano il penetrometro e il dinamometro, vediamo come il leccino siamo intorno a 650 grammi su millimetro quadrato. Il valore ottimale è compreso tra 300 e 400. Per quanto riguarda il correggiolo, siamo a 630 con valori ottimali dai 250 ai 350. Il frantoio circa 700 grammi con valori ottimali da 250 a 350, pendolino 500 con valori dai 200 ai 250, il moraiolo a 630 con valori tra il 350 e 400. Quindi anche in questo caso si vede come la maturazione non sia ancora ottimale. Situazione fitosanitaria. Ancora limitate sono le catture da adulti di mosca e le infezioni, con presenza di uova e larve di prima e seconda età. Preoccupa invece la presenza della margarogna, che sta sempre più allargando l'area di infestazione, con danni agli apici vegetativi di germogli e delle nuove foglie, e si sta notando anche qualche caso di attacco sulle olive. Il passaggio climatico verso una situazione preautunnale con temperature diurne ancora calde e l'aumento dell'umidità favoriscono le aggressioni da parte di questi due insetti. Così, per contenere la popolazione e i danni, sia della mosca sia della margarogna, comunque andrà fatto una pulizia contro questi parassiti. Si consiglia, per chi non ha ancora eseguito l'intervento fitosanitario proposto la settimana scorsa, di attuarne uno a breve, utilizzando sostanze attive come acetamiprid o flupiradifidurone, sivanto, o centaniprole, lexirebite. Questi due ultimi non sono inseriti nel disciplinare di lotta integrata della regione Emilia-Romagna. Chi utilizza l'adulticida spinosa ad esche, se non è già eseguito, dopo le ultime piogge deve ripristinare la copertura attrattiva dell'insetticida, come pure, se usati, vanno controllate le coperture delle polveri di basalto, caolino, zeoliti, gesso agricolo, eventualmente va ripetuto il trattamento. Parassiti funginei, occhio di pavone, piombatura dell'olivo, lebbra dell'olivo.
L'abbassamento delle temperature notturne, la prolungata magnatura fogliare, l'elevata umidità favoriscono lo sviluppo di parassiti fungini, particolarmente negli oliveti dove storicamente hanno fatto sentire la loro presenza. È ancora possibile compiere un trattamento con prodotti rameici, utili anche come deterrente alle ovideposizioni della mosca dell'olivo e a limitare la diffusione della rogna dell'olivo. Un saluto e un arrivederci al prossimo appuntamento e al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.